a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. Organizzatore di questo torneo di pallavolo 2015, oggi ci troviamo in una location particolare causa meteo, però solitamente si svolge in Piazza Garibaldi, si è svolto in Piazza Garibaldi, siamo già quasi in chiusura, come va? Allora, va benissimo, il torneo di pallavolo Autoscuola Esidoti è il terzo anno che organizziamo, siamo io, poi c'è Riccardo Santilippo e Pietro Dinolfo. Il torneo appunto è nelle fasi conclusive, domani si concluderà la fase a gironi e una buona numero di iscrizioni, 17, 3 gironi, 2 da 6, 1 da 5, stanno per passare le prime due classificate, poi le due migliori terze. Da giovedì inizieranno le fasi a eliminazione diretta e poi si concluderà con domenica 13 con la serata conclusiva. Ecco, appunto, parliamo della serata conclusiva, che è quello, la fase insomma più importante, che perché è una novità di questo torneo che si svolge da anni in Piazza Garibaldi, solitamente sempre organizzato da ragazzi che amano la pallavolo, però quest'anno non solo pallavolo ma anche un messaggio importante. Sì, una lezione di vita, soprattutto che lo sport dà la vita, aiuta a vivere. È la storia di Giacomo Sintini, un campione del mondo e nazionale di pallavolo, che nel 2011 si è ammalato di cancro e dopo un anno di battaglie e lotte è riuscito a vincere e poi ha scritto un'autobiografia che parla appunto della sua vita dalla scoperta del cancro alla vittoria dello scudetto con Trento. Si chiama Forza e Coraggio e avremo l'onore ad Agira di essere il primo paese in Sicilia a presentare il libro di Giacomo. Verrà proprio la prima volta in Sicilia a presentarlo qua ad Agira. Forza e coraggio, appunto, questo messaggio non solo nello sport ma soprattutto nella vita. Sì, esatto, è proprio l'hashtag che usa Giacomo, è forza e coraggio. Non è stato facile assolutamente portare i Sintini qua ad Agira. Io ringrazio sia gli organizzatori del torneo che il comune di Agira e tutti gli sponsor. Ho ricevuto tantissime comunque risposte negative prima dell'ufficialità, però non mi sono mai tirato indietro, perché appunto questa storia mi ha insegnato che nulla è impossibile nella vita, dalle piccole alle grandi cose, quindi è stato un motivo in più per... Allora, per la finale di questo torneo di pallavolo, non solo spettacolo, perché si sa, si aspetta tantissimo chi sarà in finale tra queste squadre, sì. Ma anche questa presentazione, ti va di invitare i web spettatori? Invito tutta la cittadinanza ad Agira in primis, poi naturalmente i comuni vicini e tutta la Sicilia, perché comunque essendo la prima volta di questo libro in Sicilia è una bella cosa. Se mi permetti, diciamo un po', la giornata del 13 sarà disposta in questo modo. Alle 20.30 circa ci sarà la presentazione con la presenza di Giuseppe Esidoti, che è il proprietario della Autoscuola Esidoti, Gaetano Lupo, il presidente della DP Volley Agira, l'assessore Cavallaro e il sindaco Greco. Dopodiché, circa 21.30, ci saranno le finali terzo, quarto posto, primo, secondo, premiazione e saluti finali. Potranno acquistare il libro Forza e Coraggio direttamente alla sera del 13 in un piccolo stand con tanti altri gadget dell'associazione, che ricordiamo cercheremo di aiutare l'associazione Giacomo Sintini per la sua causa, per la sua lotta. Allora, grazie Bartolo, l'appuntamento al 13 con Giac Sintini, forza e coraggio. Forza e coraggio. Ciao amici di Agira, ci vediamo il 13 settembre in Piazza Garibaldi per le finali del torneo di pallavolo e per la presentazione del mio libro. Vi aspetto, forza e coraggio.